motori diesel. Questi due motori diesel vengono azionati non per far muovere il sottomarino, ma per caricare delle batterie. Quindi quando è in superficie, il sottomarino, accendendo questi due motori, carica 112 batterie, grandi più o meno come voi due, una ciascuna. Tutte queste 112 sono messe in sentina, cioè nella parte sotto, lungo tutto il sottomarino. Una volta cariche, collegate a due dinamo che stavano sotto le parti bianche arrotondate là, cosa fanno? Generano corrente elettrica che fa muovere il motore bianco. Quindi il sottomarino si muove usando la corrente elettrica. Questo sistema corrente elettrica e diesel è il sistema più usato per far muovere il sottomarino. L'Italia ancora adesso, i sottomarini di ultima generazione, ha questo sistema più moderno, ma questo sistema. Quello alternativo sarebbe il nucleare.